Alexander Konishev e suo padre Dmitry, rispettivamente Bikes Exchange e DS della Rosvelo. Alexander, partiamo da te. Qua al Giro di Polonia, ieri sei andato in fuga, 200 km, raccontaci questa giornata. Sì, insomma, siamo qui a Polonia dopo più di un mese senza corse, quindi diciamo ieri è stata una buona giornata per preparare le future corse e per mettere un po' di ritmo nelle gambe. Tuo padre all'arrivo cosa ti ha detto sulla fuga di ieri? Ah no, in realtà mi ha scritto solo stamattina e mi ha chiesto se avevo recuperato. Io gli ho mandato le foto che ero a letto con le gambe alte, quindi ho detto ancora no. Dmitry, invece tu che consiglio avresti dato da direttore sportivo a tuo figlio se in fuga? Ieri in fuga? Andare piano. Bisogna andare piano e risparmiare, intanto sai come funziona. Più forte vai davanti, più forte tirano dietro. Allora, tanto vale andare più piano. Dmitry, invece per voi come sta andando questo Tour de Pologne? Ma non male, dai. Non direi che troppo bene, perché il nostro capitano l'altro giorno ha avuto un po' di problemini. Speriamo che sono passati. Vediamo oggi cosa succede. Conoscendovi meglio, Dmitry, che tipo di corridore è tuo figlio? Ma penso che non sa neanche lui ancora, è tutto da scoprire, veloce, la testa ce l'ha, sa limare, allora potrà fare quello che vuole lui. Andava nelle categorie giovanili, è andato molto forte a crono. Ma molto forte direi di no, non ha vinto niente. Cioè, lui andava, sì, l'hanno portato anche a fare europei a crono, anche i mondiali, no? Sì. Anche i mondiali. Quindi si vede che qualcuno vedeva qualcosa che non c'era o che non vediamo noi ancora, magari salta fuori. Che consigli ti senti di dare a tuo figlio? Ah, i consigli li ho già dati tutti, penso che sa già quello che deve fare, deve impegnarsi, deve fare la vita da corridore. Se la fa prima o poi viene fuori il risultato. Ti ricordi la prima corsa di tuo padre che hai visto? Che mi ricordo bene. Era la sua ultima corsa, cioè la Roubaix del 2006. E poi anche mi ricordo una volta ero andato a vedere una tappa al Giro, ma poco ricordo. La corsa dei tuoi sogni? È sempre la prima corsa che ho visto, quindi la Roubaix. Vedremo quindi se quest'anno riusciamo a correre. L'anno scorso l'hanno cancellata, quest'anno l'hanno posticipata, vediamo. In teoria è nel mio programma il 3 ottobre, quindi speriamo.